La prossima giornata infatti prevede un derby di fuoco tra turchi e i greci. A Calcio Mondo abbiamo Kroldrup, uno degli elementi importanti della difesa della nazionale danese, ormai in Italia da tempo, dopo l'arrivo dal Copenaghen, uno dei principali club danesi. Quindi benvenuto a Calcio Mondo, Per. Grazie. E Per, la Danimarca ultimamente sta, secondo alcuni, attraversando un periodo di transizione, una sorta di cambio di generazione, dopo la prima generazione dei Morten Olsen e dei Sørensen, passando poi per i fratelli. Adesso ci sia un ulteriore cambiamento, secondo alcuni. Tu sei d'accordo? No, non lo so. Dopo i rotti l'anno scorso abbiamo perso soltanto due giocatori. Uno in difesa, Henriksen, e poi Stank gioca in Germania, un attaccante. Sì. Per il resto la squadra è la stessa. Poi quest'anno purtroppo noi abbiamo avuto dei partiti di infortunio e per noi questo è molto grave perché comunque noi siamo un paese piccolo e quindi non ci sono così tanti giocatori da prendere. Naturalmente l'allenatore Morten Olsen è anche uno degli emblemi della vostra nazionale, un allenatore intelligente. Quanto secondo te ha, soprattutto può ancora dare alla nazionale di Danimarca? Ma per me ha dato tantissimo, adesso sono 4 anni che lavoro con la nazionale, 5 anni con questo. Sì, lui ha proprio dato un profilo molto chiaro alla squadra, lui è un giocatore, un allenatore che a cui piace giocare, a fare girare la palla. Noi giochiamo quasi sempre, non è importa contro chi noi giochiamo sempre nella stessa maniera. E lui è stato molto bravo a fare questo. Quindi comunque c'è una certa compattezza nella nazionale. Senti, parlando più strettamente del girone che vi riguarda, il secondo girone per la qualificazione verso Germania 2006, la Danimarca non è piazzata in maniera strepitosa, quindi in questo girone si trova dietro la Turchia, i redivivi campioni d'Europa della Grecia che stanno risollevandosi da una piccola crisi e poi naturalmente questa Ucraina che sembra un po' più forte delle altre. Una squadra solidissima, voi avete avuto forse la sfortuna di incontrarla troppo presto in queste qualificazioni, avete pareggiato 1-1 in Danimarca proprio al primo incontro se non sbaglio. Sì, è vero, purtroppo non siamo riusciti a vincere nessuno dei due partiti, però abbiamo fatto molto bene contro di loro secondo me. Infatti tornando proprio al match diretto con gli ucraini, voi avete già giocato entrambi gli incontri, ma la partita proprio l'ultima persa a Kiev 1-0, secondo te potrebbe condizionare proprio il cammino della Danimarca? Sicuramente è diventato molto più difficile adesso, sono ancora 5 partite, più o meno abbiamo la Grecia in casa e la Turchia fuori casa. Quindi la facciamo ancora facile, però è sicuramente difficile. Tu che hai affrontato direttamente a Kiev, ti sei beccato anche il cappellino giallo, e quindi hai affrontato direttamente gli ucraini. Secondo te è una squadra davvero forte o c'è stata, come mi pare di capire, anche qualche mancanza da parte vostra? Ma come dicevo prima, non è stata una bella gara. Certo. Però per me non è la squadra più forte di questo girone. Senti, e guardando un po' il futuro, cerchiamo di fare qualche possibile previsione. Ora vi aspettano, come già accennato, in Albania, mi sembra l'8 giugno in Danimarca. Esatto. Poi l'offerta anche molto delicata in Turchia. D'altronde tu in Turchia mi pare che abbia esordito in nazionale proprio nel 2004, come ti pare. Sì, vero, sì. E quindi torni un po' nello stadio che ti ha visto dire con la maglia della nazionale. Poi ci sarà l'ultima partita in seguito ad ottobre a Copenaghen, delicatissima con la Grecia. Tu cosa ne pensi, soprattutto in considerazione del fatto che pare che Rüdiger voi abbiate perso perché si è fratturato un osso a quanto pare con l'Atletico Madrid? Sì, spero che lui ce la faccia. Io non so come è la sua condizione, però ovviamente lui è un giocatore importante per noi.
Noi abbiamo giocato due partite anche a Grecia, senza di lui perché era squalificato. E poi è un giocatore che è fondamentale per noi perché e lui è proprio l'essenza del nostro gioco. No? Noi giochiamo un 4-3-3 con due ali molto veloci e forti tecnicamente. Lui è uno di questi due. Quindi in sostanza tu vedi una Danimarca ancora in corsa, non dico forse a vincere il girone, ma almeno sicuramente per un secondo posto. Sì, sicuramente noi ci crediamo ancora, sappiamo che diventa difficile, però prima o poi bisogna anche vincere queste partite. In questo girone non siamo riusciti finora a vincere queste partite molto intense come quello lì a Kiev. Però ci crediamo sicuramente. Certo, d'altronde mi pare che la stampa danese stia inneggiando, qualcuno dei tuoi colleghi dice il carattere proprio nostro dei danesi che ci aiuterà fino alla fine per lottare. Sì, ovviamente. Ma noi ci crediamo, noi mettiamo sempre tutto per farcela e tutto lì. Per concludere, tu che sei in realtà ancora nel meglio della tua carriera e ti stai affermando con buone prestazioni anche da noi nel nostro calcio che ha tutte le complicazioni che ben si conoscono, ma per quanto riguarda la tua nazionale, la nazionale danese, vedi qualche giovane promettente? In che ruolo? Sì, ci sono uno giovane H che gioca in Brøndby e poi c'è Leon André che gioca a Aarhus, però adesso si trasferisce a Bremen, mi sa. Sì, ce ne sono diversi che sono molto interessanti anche per seguire. E il Brøndby che ha vinto proprio la Coppa di Danimarca in questi giorni, vero? Sì, ieri l'hanno vinto, sì. Quindi sono calciatori piuttosto giovani nel club. Sì. Benissimo, allora ringraziamo Pier Kroldrup per la gentile partecipazione a Calcio Mondo e adesso passiamo quindi a guardare un po' quelli che saranno i prossimi gironi europei. Grazie Pier. Prego. Siamo giunti al terzo girone che prevede il Portogallo, la